L'abbiamo interpretata bene, molto bene, siamo partite anche con grande voglia, grande carica. Siamo qui a commentare una partita dove sicuramente meritavamo molto di più, con molta più attenzione molto probabilmente avremmo evitato anche i due gol che abbiamo preso, però no, le ragazze non posso dire niente, ci hanno messo la voglia, grande impegno, soprattutto abbiamo preparato la partita in un giorno e l'hanno fatta veramente bene perché giocare contro il Milan non è facile. Io sono contento e dispiaciuto per loro perché dopo una grande prestazione del genere non portare a casa un risultato positivo dispiace. Noi l'abbiamo interpretata bene, purtroppo dobbiamo in questo momento rimanere concentrati 95 minuti perché poi alla fine il calcio è quello. Ma gli ho detto alle ragazze che il Milan si poteva permettere di sbagliare qualcosa, noi non potevamo permetterci di sbagliare niente. Invece abbiamo sbagliato qualcosina, ma sotto il profilo dell'attenzione e abbiamo pagata cara. Però, ripeto, sono contento della prestazione e soprattutto dell'approccio che hanno avuto le ragazze per come l'abbiamo preparata. Come l'abbiamo preparata, poi l'abbiamo giocata e di questo sono soddisfatto. Faremo degli allenamenti congiunti con la primavera, quindi avremo modo di vedere anche le più giovani e anche questo è un motivo di soddisfazione e di crescita anche per vedere quelle ragazze che sono di prospettiva. Dobbiamo continuare a lavorare, concentrate, sapendo che le nazionali vanno via e questa è un'ulteriore soddisfazione perché avere tante nazionali per noi come Sassuolo è motivo di orgoglio. Per le più giovani sicuramente l'esperienza di andare a giocare contro le pari età in tornei sicuramente si confrontano con ragazze della loro età e si vede il livello se è in crescita o no. Io lo vedo in forte crescita qua in Italia, quindi vuol dire che sia nei club che in nazionale si sta lavorando nella direzione e soprattutto c'è questo grande aiuto che ci permette poi di contribuire magari alla crescita delle ragazze. Il GPS si può dare dei dati molto importanti, soprattutto sul rendimento delle ragazze, quindi è uno strumento, una cosa in più che ci mette a disposizione la nostra società e anche su questo punto di vista vuol dire che la società vuole crescere e noi siamo sempre ben pronti a sfruttare queste situazioni. Sì, la prestazione è stata una prestazione positiva, c'è rammarico e dispiacere per il risultato che comunque ultimamente non sta arrivando. Nonostante le prestazioni siano positive, comunque rassicurano il fatto che rassicurano e confermano che stiamo lavorando bene in società e durante gli allenamenti. E sì, continueremo a lavorare così per poter arrivare anche a quello che ora manca, quindi il gol e il risultato di conseguenza. Sì, sono felice per questo, perché comunque inizio campionato non ho avuto tanto spazio. Un po' perché comunque anche le compagne hanno più esperienza e fisicamente stavano meglio. E ora il mister sta dando un po' più di fiducia, io spero e penso di ripagarla. Sì, la convocazione nazionale è comunque una soddisfazione, anche se in primo luogo preferisco far meglio con la squadra di club, che tanto quella viene dopo, nel senso facendo bene con la squadra di club poi viene la nazionale. Partiremo domani mattina, ci sarà il ritrovo a Firenze per poi andare a Tirrenia, da lì faremo una settimana di allenamenti, preparazione e poi partiremo per la Manga. Sì, ci sarà Imprezzabile e Tommaselli e speriamo di far risultato lì. Sì, giocare a livello internazionale comunque fa crescere su tanti punti di vista ed è una soddisfazione sia per la società che per noi. Sì, è una piccola pausa per staccare con la società e poi ripartire magari meglio di come abbiamo finito.